Ciao a tutti e tutte, grazie per l'invito alle organizzatori del Sherwood Festival. Io parlerò di questo, di movimenti nella resistenza all'estrattivismo. La società estrattiva conduce i movimenti sociali a modificare la vecchia strategia in due fasi del movimento antisistemico. Questa è l'idea centrale. Primo, io parlo di una società estrattiva e non so dell'estrattivismo. Perché? Per cogliere tutta la complessità di questo modello di accumulazione per espropriazione, che è nell'economia ma anche nella cultura, nella società e nella politica. L'economia è solo una parte del modello, è una parte più importante, è molto importante. Nello stesso modo in cui il capitalismo non è solo economia, io credo che nel pensiero critico esiste una sopravvalutazione, si dice sopravvalutazione? Bellissimo, sopravvalutazione dell'economia, parliamo dell'economicismo come un problema. Io sono parte di questo problema, perché hanno parlato dell'estrattivismo solo come una questione economica. Andiamo a parlare un po' di questa cosa. Dal punto di vista dei legami sociali, con l'estrattivismo la società scompare per dare luogo, da un lato, a due zone, quella dell'essere e del non essere, come parlava Frantz Fanon. Dall'altro, la zona del non essere può essere eliminata completamente senza intaccare l'accumulazione di capitale, cosa che non è avvenuta con lo stato sociale del benessere, quando l'accumulazione del capitale era lo sfruttamento del lavoro. La popolazione era un mezzo più importante per l'accumulazione del capitale. Adesso la popolazione è un problema per l'estrattivismo. È una differenza molto importante. Il capitalismo dello stato del benessere integrava la popolazione. Adesso l'estrattivismo esclude la popolazione. Dal punto di vista della cultura, l'estrattivismo legittima la cultura del furto, della violenta appropriazione del bene comune per trasformarli in merce. Negli anni 40, 50, 60, la questione del furto, il politico che furtava, era algo straordinario, non solo all'Italia, ma adesso un politico che non furto, che non fa di furti, che non ruba, è straordinario. I Mujica, l'uruguaio Mujica, l'ex presidente Mujica, non è un politico eccezionale, è un politico come qualunque, ma non ruba. Questa è la più grande differenza. Ma dal punto di vista politico, un aspetto centrale e che mi sembra di capire che tipo di Stato corrisponde a questo modo di accumulazione. Perché al modo di accumulazione dello sfruttamento del lavoro corrispondeva uno Stato del benessere. Adesso corrisponde, perlomeno all'America Latina, uno Stato di polizia, capace di militarizzare la vita quotidiana dei settori popolari. Uno Stato che è un'alleanza tra lo Stato, le mafie, che in alcuni paesi sono i paramilitari, come nel Messico e la Colombia, e le multinazionali. Le multinazionali lavorano con i gruppi armati delle mafie. Il ruolo del paramilitare mafioso, del narcotraffico, è controllare la popolazione, perché le miniere, un caso le miniere,
possano installare nel territorio senza opposizione. Ma una domanda importante per me: perché è necessaria questa militarizzazione, questo controllo de los de abajo, come parlano i zapatisti, con la violenza? Perché il modello estrattivista lascia la metà della popolazione fuori dai diritti e della protezione, almeno in America Latina? In alcuni paesi il 70% della popolazione è fuori dai diritti. I diritti è per un 20-30% classe mezza e i più ricchi. Questo è una differenza più importante, molto importante, con il modello d'indietro, anteriore. Il modello anteriore, il controllo della popolazione era fatto per la scuola, la famiglia, il lavoro, la fabbrica. Adesso, senza lavoro, senza fabbriche, senza diritti, il controllo della popolazione è la violenza. Possiamo dire che l'estrattivismo o la società estrattiva è una ricolonizzazione delle nostre società, nell'America Latina in particolare, perché il potere in America Latina è anche un potere coloniale, senza colonialismo, ma il potere è un potere non di tutta la popolazione, che rappresenta a tutta la popolazione, ma a una parte della classe dei bianchi principalmente. Al mio parere, il traffico di droga, il narcotraffico, non è una questione dal momento. Il narcotraffico è sistemico. Anche i femminicidi sono sistemici, cioè non dipendono da chi è al governo. Parliamo di stato mafioso, stato narcostato, per il controllo della popolazione. Ma quando una multinazionale e i paramilitari arrivano a un territorio, la oppressione delle donne cambia radicalmente. Perché? Indietro dell'arrivo della multinazionale e dei paramilitari, la questione era la violenza tradizionale privata nella casa contro le donne. Quando comincia l'estrattivismo sul territorio, la violenza contro le donne è pubblica, nello spazio pubblico. È una violenza per distruggere il corpo delle donne. Questo è un cambio molto importante. Per la classe dominante è il modo di controllare quelli di abajo, quelli che non si adattano al sistema, come scrive Giorgio Agamben. In sintesi, per fare il fine di questo primo punto, il modello attuale è la quarta guerra mondiale, in cui i popoli sono ostacoli all'accumulazione di capitale, come parlano i zapatisti. Quarta guerra mondiale, una guerra dove l'nemico non è un altro Stato, sono i popoli. Secondo, come sopravvivono i settori popolari, le donne, le giovani, le indigene e le afro in questa società estrattiva che li condanna ai margini, fuori dei diritti? Ma se ricerchiamo, se guardiamo la società in dettaglio, per i movimenti, c'è movimenti contro lo stativismo, è un'ulteriore difficoltà, mentre nella società industriale il soggetto sociale e politico, la classe operaria
era interno al processo di produzione, la classe stava nella fabbrica, nella produzione, ora i soggetti devono essere costruiti al di fuori delle grandi opere estrattive. Questa è una difficoltà maggiore per costruire soggetti di lotta. Di ciò che vedo in America Latina, i movimenti stanno creando una nuova strategia, diversa dai due passaggi menzionati per Immanuel Wallerstein, consistente prima in prendere il potere e poi costruire il mondo nuovo. Vuoi parlare più piccolo, un attimo, di questa questione? Da un lato hanno posto al centro la strategia del vecchio movimento popolare e operario di resistenza al capitale. La questione della resistenza all'estrattivismo è universale. In tutta l'America Latina, anche l'Europa, la resistenza all'estrattivismo è il senso comune delle popolazioni e delle popoli. Ma la difesa dei suoi spazi, dei suoi territori, quell'autodifesa viene fatta in un modo molto particolare. Le comunità creano collettivi di autodifesa sotto il loro controllo. Questo è un'esperienza relativamente nuova nell'America Latina, di 20 anni indietro. La polizia comunitaria di Guerrero, le ronde contadini contro le miniere nel Perù, la guardia indigena del popolo Nasse nel sud della Colombia, l'esercito zapatista, le brigate Mapuche. Non sono autonomo delle comunità, non sono sopra la comunità, sono nel basso della comunità, controllata per le comunità. Perché? Perché la comunità non controlla, impone la rotazione e impedisce la separazione del gruppo di autodifesa della comunità. Perché l'autonomizzazione è un problema, è trovare un cammino diverso alla comunità. E ricercare queste esperienze come la guardia indigena Nasa o le brigate Mapuche o le ronde contadini nel Perù, per noi, credo anche per l'Europa, è importante, perché sono gruppi di comunieri non armate. Il caso della polizia comunitaria di Guerrero è particolare, e del zapatismo anche del zapatismo. Ma la guardia indigena è una guardia eletta per la comunità. 10 bambini e bambine, donne, eletti per la comunità, per un anno, luogo un bilancio e poi parliamo cosa facciamo con il gruppo. Controllato, eletto e controllato per la comunità, per l'autodifesa. Un'autodifesa senza armi, con un palo, l'anche arma, l'unica arma. Per me è un'esperienza più... È una chiarezza, è una illuminazione di come fare l'autodifesa senza provocazione contro il potere dei militari, dei paramilitari, che è un potere più distruttivo. D'altra parte, tre cose. La resistenza creano comunità. L'idea di che la comunità esiste, una comunità storica, non è completamente vera. La comunità si creano o si ricreano nella lotta. Come prima la lotta dei lavoratori ha creato una classe. La classe non è
della lotta. La classe è il prodotto della lotta. Nel mesmo senso la comunità è un prodotto della lotta. I popoli che resistono adottano le forme di comunità. Altra questione, creano territori. Il territorio non esiste, esiste ma è un territorio dello Stato. Il Val di Susa è una creazione della resistenza dei popoli, dei comuni del Val di Susa. Trasformare lo spazio in territori e trasformare la vecchia cultura politica della rappresentazione in una nuova cultura politica dell'autonomia individuale, anche più importante, collettiva, un'autonomia territorializzata, dove il territorio è un spazio e una identità collettiva. La difesa del territorio è la difesa della vita. Territorio, acqua, cibo, vita. Trasformare lo spazio, come questo spazio, in un territorio e in un processo di resistenza. Ma la cosa decisiva è che i popoli stanno creando altri mondi, nuovi mondi. Non per una questione ideologica, non per una questione di abbiamo letto a Marx o qualche altro scrittore o intellettuali. Mondi alti per la sopravvivenza, con produzione, con distribuzione propria, con la propria educazione e salute. Salute completamente diversa alla salute del sistema. Tutto conosciamo, no? L'esperienza di juntas de buen gobierno, caracoles in chiapas. La sanità è una sanità di quattro caratteristiche insieme, mestisse, mesclatas, metiche. La salute della pillola, la salute occidentale, tradizionale, l'erbolaria, gli ossi, l'osteopatia, che parliamo adesso, e il parto naturale. In qualunque comunità esiste tutto questo. Una sanità autonoma, anche la propria giustizia e la costruzione dei poteri non statali, potere differente al potere dello Stato. Potere e Stato può essere anche differente. Lo Stato è un potere burocratico, oppressivo, ma i popoli costruiscono potere non statali, poteri nel senso della comunità, nella rotazione, nella orizzontalità e l'autonomia. Finalmente, per finalizzare, l'ultimo, punti di debolezza del mondo altri e dei movimenti. Primo, le relazioni e conflitti tra uomini e donne. Questa è una questione anche universale, ma lavorare questo conflitto, questa contraddizione, questi legami oppressivi è una questione fondamentale. Non tutti i movimenti lavorano questo. Secondo, la continuità nel tempo degli territori e degli spazi collettivi, perché l'esperienza non è utile si tiene uno o due anni e è fallita. L'esperienza deve continuare nel tempo lungo. Terzo, la costruzione di un'autonomia integrale. Parte della mia autocritica, che ha parlato Marco?
è dell'anno 2003 e che io credeva che l'autonomia era una dichiarazione. Siamo autonomo dello Stato, della Chiesa, dei partiti. No, l'autonomia è una costruzione che copre tutti gli aspetti della società, come hanno parlato la produzione, l'acqua, il cibo. Senza acqua e cibo non ha autonomia, l'educazione, la sanità, anche il potere. Quarto, la relazione con lo Stato. I zapatisti è l'unico movimento che rifiuta le relazioni con lo Stato, ma la questione normale per tutti i movimenti è alcune relazioni con lo Stato, ma quale relazione? Dove è la linea rossa? La linea rossa dove lo Stato non può passare, ingressare nel territorio. Dove è la decisione? Qual è la linea rossa? Questo è un dibattito aperto. Nell'America Latina esiste più di molte contraddizioni in questo dibattito tra le relazioni tra i movimenti e lo Stato. L'ultima questione, la creazione dei nostri pensieri, un pensiero non eurocentrico. Il pensiero critico, il marxismo, e altri pensieri critici sono nato alla zona dell'essere, ma noi dobbiamo traslatare meccanicamente il pensiero nato nel nord ai popoli indigeni. Noi dobbiamo ascoltare, ricercare, guardare le altre forme di pensiero, non pensiero in libri. Pensiero che può essere la danza, la cucina, il cibo, le forme di vita, le cosmovisioni. Questo è parte del pensiero originario. Finalmente, io preferisco di parlare non di movimenti sociali, parlo di movimento sociale, ma di società altre in movimento. Perché credo che parlare di nostre situazioni con nostre proprie idee e pensiero è più importante per il futuro della resistenza all'estrattivismo. Tante grazie. Sono dentro del tempo.